mese. Quasi un mese. Quasi un mese. Oggi riusciamo a fare lo stesso giro? Il solito giretto? Va bene. Allora ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi. Giornata stupenda, eh? Come? Giornata stupenda. Giornata stupenda. Allora con il porto ci vediamo più tardi, fra 2-3 ore, 4 ore. Dopo aver fatto il giro dell'isola a nuoto. Benissimo. Aver fatto il bagno nei vari punti, specialmente nella Grotta Azzurra poi. Questo è importantissimo, anche nella Grotta Verde. Sì, sì, Grotta Verde, Malaparte. Malaparte che è un posto assolutamente... Per non dimenticare nei faraglioni poi. Anche. Sarà possibile fare il buco oggi? Vediamo, oggi c'è poca gente, penso di sì. Sei pronto a buttarti in acqua? Sì, ti butto l'acqua. Ci vediamo dopo. È uno stile un po' ripetitivo che può stancare, però riesce in un'ora a mantenere sempre questo ritmo. Ottavio è riuscito a finire la sua impresa. Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Oggi sei stato anche più veloce, l'ho fatto in 45 minuti. Nonostante il mare agitato. Sì. Sei stato veloce, oggi stavi molto in forma. Ottavio è esausto. Dopo la lunga nuotata. Solo sfondo si intravede la punta Campanella, che l'abbiamo doppiato un paio di volte per andare a Positano. Ricordi Ottavio? Siamo l'arco naturale, siamo in un posto bellissimo. Illustra tu quello in fondo, cos'è questo qua? Il piccolo arco naturale. E poi sopra in alto che cos'è quella montagna? Non ne ricordo come si chiama. È Monte Tiberio. Sì. Davvero? Sì, sì, è là, è per la strada di Villa Iovis. Cosa si vede qua dietro? La Grotta Bianca. Ah, benissimo, l'hai detto bene. Come si accede alla Grotta Bianca? Per quella scala, esatto. C'è una scala un po' distrutta, ma si... E si va là in alto. Si va in alto e si vede tutto e anche molto bello questo piccolo lago. Qui sotto? Qui sotto, la Grotta Bianca. È molto, molto bello, l'acqua è fredda e molto bello. Insomma Ottavio, là sotto, là che si chiama la Grotta Meravigliosa, là sotto. La Grotta Bianca. E sopra è la Grotta Bianca. Sopra la Grotta Bianca e basso un piccolo lago. Bellissimo. E mi piace molto andare dentro. Che l'acqua è più fredda, Grazie, vediamo qui. Siamo a Villa Malaparte. Abbiamo un atletico Ottavio che scavalca lo scoglio per effettuare un tuffo. Oggi ti senti in forma? Oggi mi sento in forma, sì. Ho fatto la gran nuotata, il sole sta stupendo, non fa caldo, è un venticello di quasi settembre, è una meraviglia. Sei molto nero. Sono quasi africano. Sei quasi africano. Siamo le precci dei faraglioni. È una meraviglia africana. Il simbolo di Capri, i faraglioni. Anche il faraglione è qua. Stiamo a passare nel buco dei faraglioni? Sì, è una meraviglia.
eccoci a Marina Piccola. Allora, ciao a tutti, sono Sergio, volevo salutare Adriana, Maritiana, Mari Carmen, Cristina, Letizia, inoltre il segretario di Ottavio Toni. Allora, questa cosa come si chiama? La Grotta di Ottavio. La Grotta di Ottavio. Perché è particolare assolutamente, mi piace molto andare qua. Oggi non chiudete, mettere l'acqua perché sta un po' sporca, ma mi piace molto. È anche questo un posto dove tu fai il bagno tutti i giorni? Sì, è uno delle posti sicuro, ma adesso lo farò anche, non sia molto pulita, perché devo dimostrare qua è la mia proprietà. Va bene. Un pochino e mi butto l'acqua. Nudista, anche la presa gay, e più avanti si vede Marina Piccola, che è bellissima. E come si chiama questa spiaggia? Questa spiaggia non me lo ricordo. La Grotta dell'Arsenale. Ah, la Grotta dell'Arsenale, è vero. Sì, no, non mi ricordavo. E in fondo? E in fondo, via giù, è il Parco Augusto Sutra. Sì. È bellissimo questa parte. Questo posto è stupendo, è meraviglioso per nuotare. È un posto realmente unico. Di questo posto di qua è Marina Piccola e c'è un bel ristorante dove io guardo un bel ricordo. È un cenone meraviglioso con tutti gli amici e approfitto per salutare a tutti e specialmente per Logica, a Cecilia e a Sergio che mi hanno fatto conoscere a tutti questi amici che sono Roberta, Gino, Marino, Maria, Elena e Marco, e a tutti un bacione e grazie per il cenone meraviglioso e anche molte grazie a Marino per il viaggio a Positano per vedere il fuoco artificiale il giorno del Ferragosto. Per me è una giornata indimenticabile. Molte, molte grazie e a presto. Vai. Io sono presto a vedere Faraglione, anche Punta Tracara con il bello albergo Punta Tracara. Adesso mi butto l'acqua perché questa è la luce verde che è una delle poste di mia preferenza, che lo amo molto. Anche la mia sorella Cristina e Letizia. Questa è la Grotta Verde, un altro dei luoghi preferiti di Ottavio di fare il bagno. In festi si capisce perché questa grotta è chiamata Grotta Verde. Ottavio è diventato così leggero che galleggia sull'acqua. Questa è una delle grotte preferite di Ottavio, la Grotta dei Santi, che Ottavio chiama, come la chiami Ottavio? Orgiastica. Io vedo un'altra cosa. Vedi tutte le altre cose. È molto bella, anche l'interno è bellissima. Questa è la grotta del Caso Galante, per le particolari forme appese. Siamo giusto davanti al faro. È un posto stupendo. Allora, cosa c'è dietro le spalle? Alle spalle si vede le Fortini, dove l'anno scorso ho fatto una passeggiata stupenda con Sergio. Sì. La ricordo molto che la prendiamo qua e è finita la Grotta Azzurra. Ed eccoci arrivata alla Grotta Azzurra, l'ultima parte del nostro giro dell'isola.
E oggi Ottavio non può fare il bagno nella Grotta Azzurra, no, perché c'è la barca. Ci sono ancora le barche. Ma le ho fatto ieri o le farò mai domani? E quella è l'entrata della Grotta Azzurra. E Ottavio, oggi niente bagno nella Grotta Azzurra. Abbiamo finito la giornata adesso, ritorniamo verso terra. Ciao, domani. Ciao.